Si è concluso il campionato anche per il basket femminile della cestistica Rivana e la società ha pensato bene di riunire le squadre per festeggiare gli importanti risultati raggiunti. Presente anche il sindaco Mosaner. Sentiamo le interviste raccolte oggi pomeriggio. Presidente, un bilancio della squadra per questo anno? È stato un anno particolare, con la prima squadra abbiamo fatto un campionato non proprio entusiasmante, comunque anche per l'anno prossimo saremo nella terza serie nazionale, contiamo di far bene, non ci sarà più la 3, c'è stata una ristrutturazione dei campionati, saremo in serie B e cercheremo di fare il più bene possibile. Per il settore giovanile è stato un anno eccezionale, nel senso che abbiamo partecipato a 3 campionati e in questi 3 campionati abbiamo vinto tutti e 3. Nella fase regionale abbiamo vinto con le più piccoline il campionato esordienti, dove abbiamo pressoché vinto tutte le partite. Con l'Under 13 stessa cosa, lì le partite le abbiamo vinte tutte. Poi abbiamo partecipato alla Under 16, Under 17 con il torneo d'Elite a livello del Triveneto. È stato un torneo al quale ci ha visto partecipare e affrontare delle squadre di rango, ci siamo ben distinte. Poi nella seconda fase, la fase regionale, dove hanno partecipato tutte le squadre della regione Under 17, abbiamo vinto questa fase e di conseguenza su 3 campionati giovanili tutti e 3 abbiamo vinto. Per cui un'annata positiva complessivamente senza mezzi termini, speriamo di continuare così anche per la prossima stagione e appuntamento a tutti, alle bambine, alle ragazze in palestra perché ci siano sempre più atlete che vengono a giocare a questo meraviglioso sport, al pubblico, ai genitori, a tutti quanti, alla nostra società. Evviva il basket femminile nell'Alto Garda. Anche quest'anno il basket arriva, ha raggiunto dei traguardi importanti. Che importanza ha questo per la cittadina? Beh, tutto il basket arriva, è tradizione, è storia, no? Negli ultimi giorni abbiamo fatto tantissime cose, partendo dalla società degli altri giorni con la Virtus, ma oggi con la cestistica femminile. Il basket è la culla, arriva, è la culla della regione, è nato qua. E qualsiasi attività che vengono fatte sia in campo maschile e femminile è importante, specialmente ai livelli giovanili. E quindi la grande dedizione e quindi il ringraziamento che devo fare alle società sportive, in questo caso del basket, è per il lavoro che fanno con i giovani. Questo è importante e fondamentale. Poi la soddisfazione anche delle vittorie, dei risultati, ma stare assieme, il gioco, la squadra, per me questo è importante, il comune per questo c'è sempre.